È da matti. Un saluto da Nin. È da matti. Avete mai visto quei video delle persone che creano con degli oggetti semplicissimi che tutti abbiamo in casa delle cose molto ma molto utili e soprattutto bellissime da vedere? Ma questi video funzionano davvero? Oggi abbiamo preparato degli oggetti che vedete in questo tavolo che ci serviranno per replicare quello che appunto abbiamo visto in questi video. Esatto. Che tra l'altro sono molto ma molto famosi in tutto il mondo, quindi funzioneranno davvero o ci prendono in giro? Fateci sapere se questo genere di video può piacervi. Facciamo così, raggiungiamo i 30.000 mi piace per un nuovo video sulle hack più belle del mondo. Così, a caso. Hack numero 1. Parapà! Indovina cosa faremo con questi tre oggetti. Sapone, un pezzo di dentifricio. Ma hai svuotato un dentifricio intero o era vuoto? Era vuoto. Almeno questo. Se volete usarlo, usate il dentifricio vuoto, che è meglio. E un palloncino. Secondo me, il sapone messo dentro un palloncino lo fa tipo volare alla massima velocità e quindi raggiungeremo lo spazio con questo. Troppo esagerato? Credo di sì. Va bene, facciamo che mi dici tu a cosa servono, va? Ti sei mai trovato in viaggio senza il sapone? Sempre. Bene, questi oggetti ti aiuteranno nei tuoi viaggi. In che modo ancora non l'ho capito, eh? Te lo faccio vedere subito. Va bene. È troppo scomodo portarsi un intero flacone di sapone in giro, no? Sì, questo è vero. Concordi. Quindi, per risparmiare spazio, buttiamo il sapone e portiamo questi due cosi sperando di... Butta il sapone, no. Per risparmiare spazio, metteremo il sapone dentro questo palloncino, però, dici te, come lo chiudo? Cioè, nel senso, poi esco. No, ho capito. Lo facciamo subito. Sì, forse è meglio farlo vedere che a parole. Esatto. Nel video fanno vedere che mettono del sapone qua dentro. Tu in questo momento stai mettendo del sapone. Esatto. Sta uscendo. Mi sembra la cosa più semplice. Più complicata, stavi per dire. Mi sembra la cosa più semplice. E fino a qua direi che ci siamo. Se vuoi tu tieni il coso e schiaccio un altro po' io. No, perfetto. Bene, dopo aver riempito un po' del palloncino, andiamo a mettere il palloncino proprio all'interno del pezzo di tubetto di dentifricio. È un po' difficile da spiegare, è più semplice da fare. Posso provarci? Esatto, bravo. Oh, vedi, no, voglio fare qualcosa anch'io, se no mi annoio. Vabbè, ci vediamo tra 10 minuti, qui l'impresa non sarà affatto semplice. Spero sia davvero utile sto coso, perché se no licenzio. Perché io ci sono riuscita subito? Vabbè, ma... Ho capito! Sei tu! No. La ragazza degli hack! Stai facendo tutta sta cosa, il canale insieme a me, mentre tu c'hai già un canale dove fai queste cose. Non credo. Bene, ora andrò a chiudere. E quindi è come se avessimo creato questa cosa qua, però in un formato più piccolo. Molto più comodo in effetti. Esatto. Quindi possiamo dire che il primo hack ha funzionato. Sì, vediamo se funziona sì, davvero sulla tua mano. Io non volevo lavarmi le mani ora. Sei sporco, ti ho visto prima. Quindi questo, no, la cosa bella magari è che non si vede, è che il palloncino praticamente si va a chiudere da solo. E quindi noi premendo qui, giusto? Sì. Tipo così? Sì. Dovrebbe uscire il sapone. Io adesso provo a farvelo vedere, ma no. No, vabbè. No, vabbè, che figata. Ragazzi, ve lo confermo al 100%, un palloncino, un pezzo di dentifricio e sapone e avete risolto tutti i problemi della vostra vita. Ta-da! Hack 2. Turututututu. Senti? Non commento. Sono belli, dai! La situazione qui si fa un pochino più complicata. Se esatto. Prima avevamo soltanto tre oggetti, adesso vedo un pochino di casino sul tavolo. Saliamo di livello. Sono sempre più complicati. Bene, qua non è complicato, magari è un po' più elaborato, però è una cosa che si può fare. Allora, intanto servono dei guanti. Ok, uno a testa o... Non ho idea. Vedremo nel corso dell'hack. Intanto io inizierei con il tagliare la spugnetta, anche se non so se è proprio necessario. Nel video lo fa. Noi seguiamo quello che fa il video, giusto? Esatto, quindi vado a tagliare. Principalmente questo hack serve per abbellire una cover semplicemente nera e renderla magica. Magica? Magica. Davvero? Sì. Iniziamo con il
blu, anche se non è tanto blu questo, è tipo violetto. Però noi il cielo che colore è? È blu, azzurro. Violetto. 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 Quindi iniziamo. Noi non, da quello che vedo qui con il viola e cose varie, non dobbiamo fare proprio il cielo, ma dobbiamo fare la galassia, la giusto? La galassia, esatto. E chi? Meglio di noi conosce la galassia. Esattamente. Allora, iniziamo con il mettere un pochino di smalto, senza esagerare. Ragazzi, spazio. Lo sapete le quantità? Cubi. Quanto basta, esattamente. Noi dobbiamo fare il cielo, quindi facciamolo, sì. Il cielo, no? Con il pezzo di spugnetta. Uh-huh. Ci mettiamo i guanti per evitare di colorarci le mani del colore del cielo violetto. Ma dai, ma come fai a sporcarti le mani? Guarda, faccio io. No, meglio di no, vero? E dite, meglio che sto fermo questo video io, va. Intervento. Puntiniamo. Sentite che termine. Puntiniamo la nostra cover con lo smalto che abbiamo appena messo, violetto mi raccomando. Se necessario, inserire un altro pochino. Inserire dove? Inserire, mettere, utilizzare, versare un altro po' di smalto sulla cover per rendere il nostro coveraggio perfetto. Ragazzi, se avete bisogno di un Matti che vi fa da... come si dice? Da telecronaca ve lo vendo alla modica cifra di un pezzo di pane. Bene, la prima passata è finita, quindi procediamo con la seconda. Nuovo colore per noi. Come tutti sappiamo, la galassia è fatta di stelle, no? Mm-hmm. Quindi wow, bello questo. Abbiamo uno smalto brillantinoso. Mamma mia. Iniziamo ovviamente col puntinaggio del nostro, della nostra bellissima spugna. Ninna, come va? Ti vedo un po' in difficoltà? Sì, è molto scuro. È molto scuro, vabbè. Ma il cielo è molto scuro. Vero. Questa è il risultato dopo la seconda passata. No, ancora non sembra una galassia, ma... vabbè, ci stiamo avvicinando piano piano, dai. Ci proviamo. Comunque è meglio di una cover nera tristissima che avete buttato nel cassetto da 3 anni, meglio avere già una cosa del genere in mano. Sicuramente. Non è ancora finita però. Adesso andremo a mettere un pochino di smalto grigio per andare a schiarire un pochino. Oh, però vedi che adesso si sta già iniziando a schiarire, ora sì che sembra una vera galassia. Andiamo ad aggiungere il rosa perché si sa che nella galassia... Facciamo vedere bene che rosa è. Perché questo è il miglior rosa da poter utilizzare in questa cover. Comunque questo è il risultato. Sì, dai, ci stiamo avvicinando. Incominciamo a schiarire la nostra bellissima cover. Beh, dai, non sta venendo malissimo. Sì, sembra più un muro di una casa. No. Però... dai, è bello, su. È bello, ma adesso stiamo per arrivare al tocco finale. Allora, non è il tocco finale, questo è il tocco di classe. Il tocco di classe che ci farà sporcare. Guarda adesso la mia felpa che fine farà, io già no, lo so. No, allora, noi facciamo una cosa tranquilla, no? Nel video si vede che l'uomo o la donna che fa questa cosa... punterella. Oggi sto inventando più verbi io che la crusca. Punterella lo smalto su uno stuzzicadenti, diciamo, per... per fare dei piccoli schizzi, diciamo. Funziona, ragazzi, non è tutto finto. Tutto quello che vediamo nei video su Instagram non è falso, è vero. Forse loro lo sanno fare un po' meglio di noi. Però è vero, dai. Guarda che bello. Io direi che è venuta. Cioè, vedi, queste le stelle, un po' di... ragazzi, è bella. Giudicatelo voi. È bella. Ecco qui la nostra nuova cover della galassia, anche se manca ancora la parte finale. Per il finale c'era tipo quello trasparente. Che avrebbe, fatto, sì, avrebbe fatto da rivestimento, lucido, sì. Diciamo, però... però dato che noi abbiamo queste bombe bianche sulla cover, noi la preferiamo lasciare così, così oppure perché... magari se ci ricordiamo dopo la mettiamo, sì. Dopo. Comunque io direi che anche questo è riuscito abbastanza. Alla fine è una cosa personale, non è che devono venire tutti uguali, no? No, no, è molto carino, dai. Mm-hmm. Terzo hack. Non è partito. Dopo aver fatto la nostra bellissima cover da mettere sul telefono, si torna a viaggiare. Andremo a risolvere un grandissimo problema questa volta. Immaginatevi, voi che iniziate a mettere in borsa tutti i vostri oggetti, iniziano a spargersi tutti, li perdete, uno si infila sotto, uno va a destra, uno a sinistra. Oggi vi mostreremo la soluzione. Bene, proveremo a mettere tutti questi 4 oggetti dentro questa bustina, mm-hmm. Poi...
Proveremo a riscaldare la parte del coltello in modo tale da tagliare la plastica. Di conseguenza faremo sciogliere la plastica che si attaccherà ad altra plastica e si chiuderà, e quindi ve lo facciamo vedere. Ve lo facciamo vedere, sì, è meglio. Mi raccomando, state molto attenti a fare questo esperimento. Fatevi aiutare da un vostro genitore, così non avrete sicuramente problemi, anche perché non ci si può far male. Abbiamo messo i quattro oggetti divisi nella bustina, in modo che grazie al coltello riusciremo a formare alla fine dei mini astucci, più o meno. Sì, delle mini bustine. Delle mini bustine. Queste cose. Iniziamo andando a riscaldare la punta del nostro coltello in questo modo. Se vuoi continuo io, dai. 2 hours later. Abbiamo fatto un cambio rapido di sedia perché il ragazzo è mancino, vediamo. Oh. Non sta funzionando. Aspetta, che forse adesso sta funzionando. Sì, 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 sta funzionando. Probabilmente abbiamo sbagliato tipo di bustina. Allora, sì, la bustina era diversa nel video che abbiamo visto noi. Cioè, funziona. Effettivamente funziona. In realtà siamo noi che abbiamo sbagliato, perché avevamo una bustina diversa da quella del video, perché questa magari è più fina e ha più strati e è molto più grande. Però qua si è chiusa, cioè qua ha funzionato. Se non la mettiamo, esatto, in verticale, è chiusa qua. Qua magari non si è chiusa bene, però comunque sì, anche di qua si è chiusa. Quindi probabilmente serve una bustina più resistente. Però sì, alla fine diciamo che da una parte all'altra ha funzionato. Voi immaginate tutti i vostri oggetti. Ad esempio, sapete, che ne so, tipo tutte le pasticche, però non qui dentro, ma dentro una scatolina. Al posto di portare la scatolina, potete prenderle, metterle nella bustina, esatto, e portarla così. Esatto, occupa anche meno spazio. Diciamo allora, che questo funziona, è... Funziona, ma non a noi. Ma non a noi, ecco. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi, oltre a esserci divertiti molto a farlo, abbiamo trovato anche qualcosina di utile. Ad esempio questo, che è assolutamente il mio preferito. Comunque, lo porterò comunque. La